battute finali di una stagione lunga, burrascosa e ricca di emozioni, come non se ne vedevano da tempo per la terza categoria, giunte meritatamente alla finale playoff Torrevecchia e Villamagna, dirette avversarie. Dopo aver duellato incessantemente per tutto il campionato, le compagini hanno ceduto lo scettro di vincitrice al Ripa Teatina, che appena 7 giorni fa si è imposto sul Torrevecchia. La truppa di La Penna cerca di trasformare la negatività di quel giorno in energia positiva oggi, di fronte ad una rivale che per vicinanze geografiche può definirsi una cugina dei biancoverdi. L'attacco dei padroni di casa, seppur non al completo, prova a responsabilizzarsi per il delicato impegno. Mister Baldassarre invece si affida ai soliti Di Meo, Di Cerchio, in crescita nelle ultime uscite, nella fattispecie all'interno del 4-2 rifilato al Guastameroli. 90 minuti che possono decidere un'intera stagione. Tensione e fibrillazione ne fanno da padroni fino al 9° minuto, laddove De Luca in girata prova ad accendere la sfida, non riuscendo causa la marcatura difensiva. Risponde il Villamagna con un traversone teso che crea pericolo al vigile d'Incecco. Da buona posizione Agostinelli conclude verso la porta, ma trova una deviazione. Il Villamagna migliora il suo posizionamento in campo e al 14° su un cross da destra colpisce Di Cerchio, facciata della rete. Sempre dalle corsie esterne arriva il gol del vantaggio giallorosso. Lo spiovente di Morelli per Di Cerchio, che finalizza l'azione. Villamagna avanti nel suo momento migliore finora. Gioia incontenibile per gli ospiti. Di Cerchio semina ancora scompiglio e quasi si concede il bis, ma la conclusione si spegne sopra la trasversale. Sacrosanto cooling break congiunto, viste le temperature pressoché estive. Una pausa rigenerante per il Villamagna, che trova la rete del raddoppio, ancora di testa, ma stavolta tocca a D'Onofrio poter esultare con una rete dal peso specifico faraonico. Esplode la festa fra i supporters giallorossi presenti sugli spalti, che iniziano ad assaporare l'odore del successo. Minuto 39, lo sfortunato Donatangelo è vittima di un problema respiratorio che lo costringe a dover uscire anticipatamente dal campo. Di Cerchio raccoglie un pallone sulla fascia, si adopera al cross, ma la traiettoria lunga non consente il gol a Di Meo. Si va a riposo appena dopo lo stop e tiro di Agostinelli. Dal calcio d'inizio del secondo tempo, il Villamagna tenta la battuta a rete con Di Cerchio senza esito. Il Torrevecchia, ferito nel punteggio, non nell'orgoglio. Zuccarini prende iniziativa al 59°, ma risulta inadempiente nei confronti del gol anche poco dopo, spedendo fuori una grandissima occasione. La Penna, al timone dei suoi, scende in campo e crea molteplici opportunità, a cominciare da questa girata. Lo stesso numero 9 ha sui piedi l'episodio dell'1-2, ma non si coordina al meglio, palla alta. Ancora forcing dei padroni di casa, La Penna conquista la sfera al limite dopo un batti e ribatti, calciando al volo. Piovono parole grosse fra i protagonisti e a direzione dell'arbitro, Simone Di Muzio ingenuamente rimedia il cartellino rosso quando siamo nelle vicinanze del 76°. Il tempo e l'inferiorità sono nemici dei biancoverdi, che si lanciano in avanti alla garibaldina, e alleati del Villamagna, che sfrutta lo spazio a disposizione nella metà campo avversaria, riuscendo in prossimità dell'87° a siglare lo 0-3 ad opera di Umberto Masciulli, che deposita l'assist di Capone. Impossibile sbagliare per il numero 19. Festa totale per il sodalizio dei D'Onofrio. Addirittura arriva il 4-0 ospite. Da due passi Alessio Capone trafigge il portiere ed emana con effetto traslativo la consegna della finalissima playoff ai villamagnesi. Con l'occasione il numero 17 dedica la rete al proprio assistente di linea con un abbraccio. Finisce nel migliore dei modi possibile per il Villamagna, che vince i playoff del Chietino e si appresta all'atto davvero conclusivo contro il San Buono, trionfatore degli spareggi opposti. Nell'attesa di conoscere il neutro di gioco, in casa giallorossa può iniziare la festa liberatoria. Il Torrevecchia perde le sue certezze sulle quali aveva costruito il sontuoso cammino stagionale, proprio nel momento decisivo. Obiettivo per l'anno prossimo: provare ad essere ugualmente competitivi, se non di più.
Francesco Lapenna, tecnico del Torrevecchia, consolato dalla sua piccola bambina quest'oggi dopo una sconfitta sicuramente amara che chiude il campionato del Torrevecchia. Il bilancio rimane positivo nonostante le ultime due uscite? È stata una seconda delusione dopo quella di Ripa. È stata una seconda delusione, siamo arrivati cotti, Fabrizio, siamo arrivati cotti. Questi ragazzi hanno veramente dato l'anima. C'è da fargli un applauso, io l'invito lo faccio anche alle altre squadre, perché ho visto che a noi i meriti non è che ci sono stati dati tanto, non è il caso di oggi col Villa Magna che ci ha fatto i complimenti, ma c'è stato qualcuno che ha un po' denigrato il nostro lavoro e mi dispiace, questi ragazzi da fargli solamente un grosso applauso per quello che hanno fatto. Partiamo come degli sfavoriti, abbiamo lottato fino alla fine e penso abbiamo dato fastidio a tutti. Applauso per noi, dispiace, complimenti a Villa Magna e in bocca al lupo per la fine dei playoff. In vista dell'anno prossimo, come si riorganizzerà questo Torrevecchia? Bisogna sedersi dietro a un tavolo, organizzare già da subito, come fatto l'anno scorso, sia la rosa che la società, sedersi e vedere cosa fare. Io qui mi trovo a casa, la mia famiglia, la mia seconda famiglia. Per il Torrevecchia fare di tutto, ma è chiaro che bisogna buttare delle basi più importanti per cercare di fare qualcosa di più importante, perché penso che questa società e questo paese meritano altre categorie anche a livello calcistico oltre che a livello umano. Grazie Francesco. Grazie a te Fabrizio, un bocca al lupo e buon lavoro. Dopo gara con Alessio D'Onofrio, dirigente del Villa Magna, oggi corsaro qui a Torrevecchia e approda alla finalissima dei playoff. Un'opinione su questa partita praticamente perfetta dei tuoi, Alessio? Grazie, io innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti i dirigenti, a partire dal presidente, il vicepresidente, tutta la squadra, da Capitan Di Meo fino all'ultimo che non è ultimo, 27 ragazzi tutto l'anno che da agosto stanno lottando per questa maglia, mister Lorenzo, tutto lo staff e soprattutto il pubblico che ci segue ininterrottamente da 24 partite. Possiamo soltanto dirgli grazie, perché veramente abbiamo fatto fin qui un percorso fantastico. Ci tengo a fare i complimenti anche al Torrevecchia, che ha fatto un campionato di vertice. È la prima partita che siamo riusciti a vincere con loro quest'anno, ci hanno dato molto filo da torcere, ma oggi la gioia è troppo grande per ringraziare i nostri ragazzi, veramente non abbiamo parole. Avversario il San Buono, avete i favori del pronostico? No, non esistono, a mio avviso non esistono favori del pronostico, perché le finali sono finali e se chi arriva in finale vuol dire che è forte e che ha meritato di arrivarci, quindi non esiste a mio avviso nessun tipo di pronostico favorevole. Bisogna andare in campo, sappiamo che è una gara secca, è un campo neutro, noi purtroppo, nostro malgrado, da un anno e mezzo giochiamo fuori casa perché tecnicamente non abbiamo il campo, però cercheremo ancora una volta di mettere tutto nella finale, poi se meriteremo di vincere sarà bene, viceversa faremo i complimenti agli avversari. Il ragazzino cosa ne pensa? Io sono contento che abbiamo vinto, forza Villa Magna, e veramente bravi ragazzi, forza Villa Magna, e ora ci dobbiamo concentrare solo sulla finale, forza Villa Magna. Ti dico una cosa, ripetila, I love you Villa Magna. I love you Villa Magna. Grazie a voi, grazie Fabrizio, e come detto io rinnovo i complimenti al Torrevecchia, al nostro avversario. Ai nostri microfoni un festante Nazario D'Onofrio per questa splendida vittoria oggi sul campo del Torrevecchia. Un voto alla partita di oggi e alla stagione del tuo Villa Magna, presidente. Allora, scusate per la voce che sono un po' rauco, quindi mi scuso. Allora, un voto per la partita questo oggi, io non posso dare che ai miei ragazzi un 9, 8 e mezzo 9, perché sono stati veramente bravissimi, su tutti i palloni hanno lottato come veri leoni, quindi non posso dire altro che sono stati bravissimi. Un complimento faccio anche al Torrevecchia, che pure loro hanno fatto un campionato bellissimo. Peccato che con questo sistema non è una cosa tanto ben chiarita, però purtroppo è così, quindi va bene così. Ancora complimenti, presidente. Grazie e arrivederci. Con noi Luca Di Meo, capitano del Villa Magna, oggi vincente qui a Torrevecchia. Una partita stupenda per voi, Luca, potevi dare qualcosa in più tu, o comunque sei soddisfatto della tua gara? Sì, si può dare sempre qualcosa in più, però l'importante è vincere, quindi abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo vinto 4-0 fuori casa con una squadra che è arrivata prima di noi in campionato. Sono contento per la prestazione di tutti, abbiamo fatto una grossa partita e ci siamo meritati l'accesso alla finalissima playoff. Mi dispiace un po' per il Torrevecchia, che erano arrivati primi insieme a Ripa, poi hanno perso lo spareggio, ma purtroppo il calcio è così. Hai raggiunto i 120 gol quest'anno con la maglia giallorossa, finale playoff di squadra, manca l'ultima ciliegina. Vi sentite i favoriti contro il San Buono? Non lo so, perché non li conosco,
e quindi anche loro hanno fatto lo stesso percorso nostro, quindi saranno sicuramente una squadra forte. 50-50 si parte. Giochiamo al campo neutro, quindi partiamo tutti alla pari, poi i migliori vanno avanti. Le finali le sappiamo, ci sono episodi, può succedere tutto, non è il campionato che hai 20 partite per dimostrare tutto il tuo valore, quindi la partita secca può succedere tutto. Noi ci prepariamo bene, andiamo lì col sorriso, tranquilli a giocarci, una partita di terza. Speriamo di fare bene. Grazie Luca, in bocca al lupo. Baby.